Buonasera, gentili telespettatori, e benvenuti a Box Salute. Sono molto onorata di presentare un argomento che per il nostro pubblico del venerdì potrebbe risultare nuovo, ma che invece ormai da qualche anno noi frequentiamo con un grande interesse. Parliamo infatti di rinocitologia, la citologia nasale, questo esame che consente di trovare una soluzione a problemi talvolta anche che durano da parecchi mesi se non anni, problemi che a volte si sono cronicizzati, legati proprio alla salute del naso e non solo. Ho voluto definire con un pizzico di ironia questa una trasmissione, una sorta di SOS, visto tutti i nasi sgocciolanti che vedo in giro, che mi circondano, un po' legati anche al fatto stagionale. Comunque vedrete che non solo di raffreddori da fieno parleremo, ma anche di altri problemi legati purtroppo sempre a qualche cosa di misterioso che sino a qualche anno fa era impossibile decifrare bene e quindi curare per il meglio. Oggi leggiamo il nostro titolo per esteso, la citologia nasale ci può offrire nuove acquisizioni terapeutiche. E noi ne parliamo con uno dei padri della citologia nasale, è stato proprio uno tra i primi in Italia a presentarcela, ed è il dottor Enrico Maffezzoni. Presentarcela e a Grazie. praticarla soprattutto. Sì. Buonasera, Sì, dottor buonasera, Maffezzoni. buonasera. Grazie per essere qui. Vorrei Grazie. dire ai nostri telespettatori che lei è uno specialista otorino ed è anche il titolare proprio del servizio allergologico, l'ho detto male, Sì, rinocito citologico, certo, allergologico sì. dell'Istituto Figlie di San Camillo di Cremona ed è anche appunto fondatore e vicepresidente dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale, quindi uno dei massimi veramente esperti ai quali possiamo rivolgere la domanda, le domande, e quindi essendo in diretta questa sera sarà anche per voi un'opportunità straordinaria per parlare dei vostri problemi. Allora, partiamo subito con una presentazione per chi non ci segue magari da qualche anno e che non ha mai familiarizzato con questo nome che all'inizio può sembrare ostico, ma che poi diventerà un'acquisizione di tutti, la citologia nasale. Appunto, qualche cenno. Certo, intanto ringrazio Telecolor che per l'invito e per la sensibilità sui nuovi diciamo, approcci diagnostici nel campo nostro dell'otorino, come in altre specialità. La citologia, appunto, è una, diciamo, per andare subito al dunque, al cuore del problema, è una nuova metodica di indagine nasale che punta la sua forza, diciamo, nel discorso dell'indagine proprio cellulare. La diagnosi delle patologie nasali per anni, per decenni si è sempre incentrata e si incentra tuttora sullo studio macroscopico, cioè sull'aspetto del tessuto nasale, sull'indagine con fibre ottiche, con materiali sempre più sofisticati di quello che succede, quello che è presente nelle cavità nasali. I progressi anche della radiologia hanno migliorato l'indagine diagnostica, la presenza di questi, diciamo, fibroscopi di ultima generazione, flessibili e anche rigidi, che arrivano nelle parti più profonde e che vengono utilizzati, fra l'altro, anche nella chirurgia, Tuttavia, endoscopica. tutta questa strumentazione talvolta, pur se può Esatto. dare una grande mano a voi Sì, otorini, sì, non sì. riesce Non proprio a riesce, decifrare del tutto questi esatto. problemi che si Sì, ripresentano perché spesso. praticamente nella nostra pratica ambulatoriale la presenza di patologia nasale è molto frequente, è una delle patologie del nostro distretto naso, gola e anche orecchio fra le più frequenti. Circa 10 anni fa, diciamo, per un'intuizione dei colleghi di professor Gelardi di Bari e subito acquisita anche dalla scuola cremonese, abbiamo iniziato lo studio della popolazione cellulare nasale microscopica, attraverso un prelievo, sempre vedremo, il concetto base che lo studio della popolazione cellulare nasale mette in evidenza tutto quello che è nascosto tante volte da tutte le altre indagini. La
classificazione, fra l'altro, delle varie patologie nasosinusali è stata resa possibile e ampliata, è resa molto più ricca proprio per merito dell'esame microscopico che va a indagare nelle varie patologie le differenze, anche le piccole differenze fra una infiammazione e l'altra, consentendo prima di tutto una diagnosi molto più precisa. Seconda cosa, si ha una capacità di terapia molto più Mirata, precisa, più sicuramente, mirata, e certo. i risultati, la scuola di Cremona, adesso non perché io sia qui stasera, ma effettivamente è una scuola di un po' di riferimento, perché siamo stati fra i primi, e iniziando da tanti anni, fin dall'inizio, diciamo tutti, non voglio dire trucchi, ma tutte le particolarità tecniche dell'esame citologico ci hanno consentito di arrivare nel tempo a un'indagine sempre più precisa, sempre più mirata, e l'utilizzo anche dei farmaci è diventato mirato parallelamente in questo campo. Il premio di questo sforzo è dato proprio dai pazienti, dalle persone che noi abbiamo in cura, io li chiamo non pazienti ma assistiti, che in buonissimo numero di casi hanno un miglioramento. Tante volte non si parla di guarigione definitiva perché le patologie nasali spesso sono Eh cronicizzate. sì, l'infiammazione diventa L'infiammazione cronica è purtroppo. cronica già dall'inizio, quindi non si riesce a sbloccarle definitivamente perché anche la diagnosi è molto, come dire, sofisticata. Impegna molto lo specialista, si tratta di passare ore al microscopio per individuare in queste popolazioni enormi di cellule, quelle che sono indicative della malattia, dello stato Certo, patologico. quindi è proprio uno studio sulle Sulle cellule che cellule, sì. popolano la nostra mucosa nasale, in Sì, quello che sostanza. diciamo colpisce chi come me da tanti anni si è dedicato a questa cosa, a questo studio, è la bellezza anche dell'universo cellulare della nostra Ci ha cavità. portato qualcosa da vedere per capire Sì, e proporre anche ai certo. nostri telespettatori una sorta di spiegazione, un elenco di quelle che possono essere proprio le popolazioni Sì, cellulari certo. e Questo quindi anche le sì. patologie che si Patologie. Sono associano. tante. Nella diapositiva precedente, qualche anno fa, è stato fatto un elenco, vedete, di tutte le patologie, fra cui alcune emerse proprio attraverso lo studio cellulare. Già da un'occhiata si può intuire quante patologie siano presenti e a volte, e lì non è specificato, sono associate, cioè non ve n'è una sola, ma ve ne sono due, a volte anche tre o più, collegate. Questo lo si può capire solo con lo studio cellulare, altrimenti il rischio è quello di impostare una cura per un tipo di patologia, quando invece ce ne sono associate. Le famose patologie associate è la grande sfida dei prossimi anni. La presenza di inquinanti nell'aria, la presenza di componenti anche di stress, il tipo di vita che noi facciamo negli ultimi decenni ha messo in evidenza, ha fatto emergere una serie di patologie. Io parlo del fatto otorino, ma anche altri colleghi nel campo gastroenterologico, oculare, eccetera, possono confermarlo che non sono singole, non sono infiammazioni di un certo tipo, ma sono associate. E come si fa a distinguere? Andando a vedere È i più tipi di cellule. complicato quindi, Più è più complicato, sì, più complicato proprio complicato. E anche curare, l'utilizzo dei insomma. farmaci va, come dire, modulato, a seconda di quello che è il quadro che propone il microscopio. Infatti vorrei avvisare i nostri telespettatori che questa sarà una puntata molto concreta, oltre alle spiegazioni anche visive che sono sempre molto interessanti, daremo proprio le indicazioni su queste categorie di nuovi farmaci, di nuovi ausili che a volte vengono anche proprio dal mondo, diciamo così, più naturale Sì, possibile, non è sì. tutta chimica, e che alla fine, se proprio selezionate secondo la patologia vera, danno un grande sollievo, perché diciamo la verità, ci sono persone che proprio hanno una Sì. Sì. qualità di vita ridotta, perché Ridotta, sì, la patologia. settimane e mesi, a volte anni Certo, anni, sì, è di vero. naso sempre Sì. intasato, di raffreddori cronici Sì, e tanto è vero che di uno dei sensazione di problemi gonfiore. che è emerso negli ultimi anni è il fatto che la citologia, che ribadisco è la rivoluzione nel campo otorinolaringoiatrico negli ultimi anni,
non trova una enorme diffusione ancora come meriterebbe, perché impegna molto dal punto di vista temporale, molte ore, impegna molto dal punto di vista anche dello studio cellulare, per cui prenderà senz'altro piede e lo sta prendendo nel tempo e ci si augura che diventi un esame standard. Un esame, diciamo, non come ultima scelta. Certo, anche perché oggi i pazienti devono un po' tribolare, cioè nel senso Sì. devono andare a cercare quei medici e soprattutto Sì. quei centri per l'Italia, visto che siamo collegati con varie regioni, quei centri che possono offrire questo servizio di Sì. rinocitologia. Certo, Noi facciamo un'azione di proselitismo e anche di informazione. che è riconosciuto dal Sistema È Sanitario riconosciuto, l'esame Nazionale. è riconosciuto dalla ASL come viene rimborsato, diciamo, praticamente su una piccola spesa che non supera i 25 euro alla fronte di un impegno molto, molto Ecco, questo è gravoso. un po' il limite, nel È un po' il senso limite, che i però medici devono dedicare parecchie ore al parecchie ore, però diciamo microscopio. si sta estendendo, le nuove generazioni, noi siamo fra i fondatori, diciamo i primissimi, però le nuove generazioni stanno imparando un po' a gestirla, questa metodica, con pazienza, bisogna dedicarci tempo, non bisogna, diciamo, l'esito dell'esame arriva dopo ore di indagine, non subito, anche se inizialmente sembra di avere già la verità in tasca. Invece no, bisogna essere sempre cauti e arrivare alla fine dello studio di queste cellule, alla diagnosi. Dunque, chi popola il nostro naso allora, Il nostro naso dottor il nostro Mafezzoni? naso è Chi una, sono? sì, è un mondo intero e la difficoltà iniziale nella valutazione citologica, nel distinguere quello che è normale da quello che è patologico, è stato uno dei problemi iniziali. Il naso in pratica come abitanti abituali delle cellule che tappezzano la cavità nasale, sono in parte fisse, alcune sono mobili, arrivano dal sangue in una certa percentuale e con una certa qualità. Nelle prossime diapositive c'è proprio l'indagine citologica con il quadro normale, cioè quello che è il quadro. Che sono le indagini che andrebbero fatte e vanno fatte, vengono Sì, fatte, queste quelle diciamo un quelle po' standard, standard. quelle scritte più in piccolo sono quelle che si fanno abitualmente, l'esame obiettivo del naso con la luce, con l'endoscopia, con i materiali, con questi fibroscopi che vanno in profondità, lo studio delle pressioni nasali, il naso che respira male ha un'alterazione anche della pressione del naso. Quindi questo è tutto un corredo, Questo è il diciamo, corredo di standard. informazioni Informazione standard sul che quale si è l'otorino ha. esatto, su cui Mentre la sono le armi citologia dell'otorino. nasale Sì. aggiunge proprio qualche Aggiunge cosa una, è di stata proprio concreto, di reale. Ecco, una. intanto cominciamo a vedere, abbiamo anche immagini nostre che abbiamo realizzato nello Sì, studio del sì. dottor Maffezzoni. In Sì. che cosa consiste L'esame proprio? consiste, come in questa immagine, in un semplice prelievo di muco nasale, prelevato con delicatezza in un certo punto particolare del naso, dove c'è più ricchezza di cellule, dove non vengono inquinate queste cellule da presenza di batteri che normalmente abitano nel naso. È chiaro che se uno prende il muco dove ci sono i batteri abituali non si sa distinguere se è un batterio da patologia o fisiologico. L'esame è breve, l'esame bisogna dire si può applicare ai bambini Ecco, anche piccoli. vediamolo Ecco, infatti, in questo caso vediamo un sì, questo è adulto, esatto, nell'ambulatorio. sì, però anche Nell'ambulatorio un bambino potrebbe essere bambino piccolo, i sottoposto. bambini piccoli, mentre nell'adulto o nel bambino sopra i 3-4 anni si usano questi piccoli, diciamo, cucchiaini, sterili che non sono dolorosi. Nel bambino piccolo, per le cavità molto piccole, si usano anche dei cotton fioc sterili. L'esame è molto breve, il bambino non soffre, è una cosa rapida, come dire, Infatti, ribadiamo, non viene strappata Non la viene fatto, mucosa, esatto, ma prelevato del muco non in si una strappa nulla, posizione io lo dico precisa. sempre anche ai Ecco, bambini o agli vedete il adulti, micro, proprio un micro un micro cucchiaino. cucchiaio, noi diciamo ai bambini, vedete questo è il cucchiaino più piccolo del mondo, bisogna un pochino tranquillizzarli, questo muco ricchissimo di cellule viene spalmato, steso su un vetrino. Il vetrino opportunamente colorato con coloranti di vario tipo, che non vi sto ad annoiare su questo fatto, preparato, fissato,
Anche questo comporta un certo tempo, perché bisogna non fare errori nella colorazione, che è molto delicata. È tramite la colorazione che noi vediamo i vari tipi di cellule. Se la colorazione viene errata per un errore nel calcolo dei tempi di colorazione, per un eccessivo colorante, un troppo poco colorante, bisogna buttare il vetrino. Insomma, ci vuole tanta pazienza artigianale, tanta esperienza. Io mi ricordo i primi tempi, quando tanti anni fa ho cominciato, ci vuole tanta pazienza. Quando l'esame è codificato bene, fatto come Dio comanda, noi diamo al paziente proprio la foto delle cellule che noi prendiamo dal microscopio, con una fotocamera, per spiegare al paziente che è giusto sempre essere chiari nell'esposizione della cosa, e anche perché poi il medico di base, o i vari specialisti gradiscono capire bene quello che sta succedendo ai vari assistiti, e in base a quello proprio si arriva al dunque, alla fase finale, in cui si viene proposta la terapia mirata. Ad esempio, a determinate cellule si associa una patologia ben precisa. Ecco. Sì, ad esempio, poi io ho preparato qualche slide. Poi li andiamo a vedere. Intanto adesso terminiamo questo filmato per vedere cosa un paziente poi dopo avrà anche in mano, cioè avrà proprio la storia un po' della sua malattia attraverso questi ospiti. Importante questa cartella, perché è stata codificata dopo tanto tempo, non è casuale, ogni parola ha la sua giustificazione, c'è tutta la serie di cellule presenti nel naso, si vanno a vedere quante ce ne sono. Alcune non ci devono essere nel naso. Quali ad esempio? Gli eosinofili, i mastociti, cioè le cellule allergiche nel naso sano non ci devono essere. I batteri in genere non ci sono. Invece purtroppo ne troviamo, allora in base a quello a volte ci sono i funghi, anche ci sono delle patologie infiammatorie croniche, che è un po', magari lo diremo dopo, la diagnosi che sta emergendo in modo preoccupante non è tanto, è vero che c'è l'allergia, aumenta l'allergia, sono presenti molto le patologie virali, ma quello che sta emergendo, ce ne stiamo accorgendo negli ultimi anni, è la patologia infiammatoria cronica. L'esposizione agli inquinanti, il tipo di vita che si conduce, con sedentarietà a volte, la presenza di una alimentazione non corretta, non lontana dai valori naturali, tutti questi fattori a livello di tante specialità, non solamente della nostra, dell'otorino, la ringoiatria, quindi a livello ortopedico, a livello della componente reumatica, a livello della componente tipo cardiovascolare, eccetera, stanno emergendo proprio questo grande problema della infiammazione cronica. Per cui questi continui stimoli, mentre nella forma acuta... Infiammazione che all'inizio è di basso grado, ma dà che pochi poi... sintomi, non sono evidenti, dà una grande sofferenza nel tempo e un logorio anche immunitario, perché il sistema immunitario deve continuamente, tutti i giorni, non nel fatto acuto che ha una certa durata nel tempo, ma per mesi e anni deve combattere questi nemici, e allora gli organi vengono debilitati. Ecco, il rene ne soffre, il fatto reumatico si impone, e nel nostro campo vediamo tante forme infiammatorie croniche nasali che non hanno una storia allergica e neanche batterica infettiva. Certo, e poi ricordiamoci anche la funzione del nostro naso, una funzione importantissima della respirazione, ma anche la barriera che fa. La barriera che c'è, infatti una delle cose stupefacenti nella citologia, specialmente quella in vivo, nella quale quello che noi vediamo sono cellule morte, cioè fissate dal colorante e rimangono così per sempre. Ma si può fare anche una citologia in vivo, che sarà quella dei prossimi anni, però impone molto, molto tempo. Però è molto interessante perché non si usano coloranti, perché il colorante uccide la cellula. Quindi si prendono in vivo queste cellule, lo si mette sul vetrino con un po' di soluzione fisiologica, acqua e sale, che le tiene vive per diverse ore, sradicate dal loro habitat, però si muovono e sono in attività per tante ore, si filmano durante il movimento e si vede proprio l'importanza strutturale di queste ciglia vibratili che fanno parte del corredo di molte cellule nasali, quelle di superficie, che muovono proprio
il muco, hanno un'azione quelle che abbiamo visto in quel filmato affascinante, esatto, che abbiamo interrotto, ma poi sì, magari riprendiamo. Intanto, prima della pubblicità, possiamo vedere, incominciamo a vedere quali sono le cellule normali, certo, che in un naso sano noi dovremmo trovare. Le cellule normali sono queste. Questa è la citologia normale, è una sintesi in cui ci sono a sinistra elencate quelle che sono le cellule che fanno parte in modo fisiologico, normale. Perché del sono nostro... sempre delle colonie, diciamo. Delle, sì, sì, sono cellule fatte in colonie ciliate, quelle in alto che vedete sono le ciglia che muovono il muco e sono fondamentali, anche questo c'è anche un addentellato, una specie di considerazione che si potrebbe fare sul discorso della tecnica chirurgica. Nel naso operato non andrebbero mai mortificate, mai, non dovrebbe mai, diciamo, aggredire e togliere queste cellule. Quindi non bisogna mai tagliare la parte dove ci sono queste cose per consentire al naso di respirare meglio, ma una terapia conservativa in cui si entra nella parte bassa, si sgonfia il tessuto nasale ipertrofico conservando le cellule ciliate. Molte volte succede che la persona operata con metodiche un po' aggressive respira meglio, ma non avendo più le cellule ciliate, perché vengono mutilate dall'intervento, ha delle secchezze enormi, e i germi arrivano abbondanti e poi si sovrappongono le riniti batteriche. Perché vedremo poi nel corso della trasmissione, così come lei ci ha più volte ricordato anche in passato, che un muco morbido, ben umettato in sostanza, è alla base di una buona respirazione. Gli studi che abbiamo fatto qualche tempo fa, anche in collaborazione con i colleghi del reparto di pneumologia, eccetera, hanno dimostrato proprio che consentire al naso di respirare, consentirgli di mantenere l'attività umettante e diciamo protettiva, viscosa del tessuto di superficie, è fondamentale. La sostanza, un naso secco di dentro. Un naso secco soffre, è un naso sofferente, è un naso che non ha difese, ha poche difese, bene, un naso umettato. Allora, intanto qui abbiamo fatto la conoscenza con le cellule di sane, base, presenti, fisiologiche. Dovremmo anzi proteggere, ecco. Sì, che normalmente compongono l'epitelio della mucosa nasale, quelle mucipere che producono muco, quelle di base sono le progenitrici di quelle successive, e c'è le rare cellule infiammatorie. Noi abbiamo delle cellule infiammatorie nel naso normalmente, ma sono rare. Devono essere in basso numero. Deve essere un certo poi, numero, non deve superare una certa percentuale nel conteggio. Proseguiamo invece con la conoscenza. E questo invece è il quadro, appunto, diciamo, del prelievo. Quello in un naso normale. Quello che lei vede al suo microscopio. Sì, sì, microscopio che noi abbiamo in dotazione anche alla clinica. Sono cellule, diciamo, ciliate, cellule d'epitelio un po' sparpagliate qua e là perché sono state prelevate col cucchiaino. È un esame citologico, cioè cellulare, non si preleva tessuto, non è una biopsia. È una raccolta di muco con una piccola, chiamiamola volgarmente, grattatina molto delicata senza che ci sia sanguinamento, eccetera, eccetera. Se no andrebbe a inficiare anche il sì, perché il sanguinamento crea un grosso problema, perché inizialmente si diceva, beh, a parte che può creare dolore, può creare problemi, ma il sanguinamento soprattutto fa arrivare sul cucchiaino le cellule del sangue, che non c'entra nulla con quelle del naso. Allora le cellule infiammatorie contenute nel sangue, che noi vediamo nel vetrino, sono quelle del sangue o sono quelle del naso? Non certo, si riesce a fare la diagnosi. Crea confusione. Quindi non deve essere assolutamente un esame cruento, perché altrimenti non è indicato. A noi va meglio così. Quindi è meglio così per tutti. Ecco. Così, perfetto. Sì, proseguiamo. Qui invece abbiamo quello che è un po' il grande problema che dicevamo prima, cioè la grande quantità di cellule infiammatorie. Questi qui si chiamano neutrofili. Sono celluline che arrivano dal sangue. Nel naso ce ne devono essere poche, poche. Quando noi vediamo tutte queste popolazioni, qui siamo già nella patologia, è una esagerata risposta del nostro organismo nei confronti di quello che entra nel naso. Sono cellule che io volgarmente chiamo cellule spazzino, arrivano perché ripuliscono il naso. Quando sono così abbondanti, le cause possono essere varie. Può essere un discorso di infezione, però, perché sono cellule molto aggressive, possono mangiare i batteri, possono mangiare i funghi, quindi sono cellule che quando arrivano bisogna escludere che ci sia una causa infettiva. Se nel vetrino non ci sono batteri, non ci sono funghi, non è la causa infettiva il motivo per cui arrivano in massa così abbondante, perché sono cellule che infiammano molto
essendo cielo Quindi chiamato, la persona cosa avverte in sente un sostanza? senso di gonfiore nasale, un enorme, un aumento fortissimo del muco e una difficoltà anche del respiro innanzitutto, anche dell'odorato e un senso di pesantezza. Fra l'altro la presenza di queste cellule gonfiando, per farmi capire, il tessuto nasale, le cavità che circondano il naso, cioè la parte paranasale che fa parte del fatto sinusale, fa fatica a scaricare il muco in un naso così gonfio. Allora si creano anche delle cefalee, delle forme di mal di testa, del senso di peso, perché il muco non riesce a scaricare, è un fatto irritativo, anche cronico. L'altra causa è quella dell'allergia. Nell'allergia, essendoci, diciamo, le cellule allergiche che tendono a gonfiare il naso, allora gli inquinanti, i fumi, entrano molto più facilmente. Allora, come diciamo, immagine di associata, c'è sempre una grande quantità di queste cellule di fagociti, cioè i neutrofili. Ma se lì non c'è né le cellule allergiche, quindi non è un'allergia, non ci sono cellule di batteriche, si entra in un discorso tipo la NARNE, cioè queste forme infiammatorie croniche da esagerata reattività. Ed è quella che stava nascendo. Quindi non c'è un'origine batterica, non c'è un'origine batterica, non c'è un'origine diciamo di tipo allergico, e noi stiamo riscontrando negli ultimi 3 anni un enorme aumento di queste forme qua, le NARNE, che sembrano riconoscere, questo è lo studio che stiamo facendo e che è clamoroso, perché sembra che sia uno dei segni, la NARNE, cioè la non allergic rinite neutrofica, che non ha una base allergica, ma un'esagerata reattività legata allo stile di vita. Ci faccia capire meglio, dottor Maffei. È un'infiammazione cronica. Sono persone che sempre hanno tantissime cellule di risposta infiammatoria. È quel focherello. Ma non ce le avranno solo nel naso allora? Questi? Noi lo vediamo nel naso, l'ottorino. La nostra specialità ha l'allarma in grado di capire che c'è un'infiammazione cronica. La grande difficoltà delle altre specialità, ortopedica, reumatologica, è che non si riesce a individuare la vera causa di questa infiammazione cronica. La forma reumatoide, anche le forme neurodegenerative, tipo l'Alzheimer, si fa molta fatica, si ricomincia a capire. I più grandi studi, fra cui l'Humanitas, uno dei primi diciamo, centri di studio, che questi organi, neurodegenerazione, facciamo l'esempio dell'Alzheimer, il campo nostro, le NARNE, cioè le infiammazioni croniche che non hanno una causa allergica, e anche tutte le altre, tipo l'artrite reumatoide, tipo anche le forme cardiovascolari, l'arteriosclerosi, tutte queste forme, sembra che negli ultimi studi il problema enorme non è un'infiammazione così. Come mai arrivano queste malattie che durano tutta la vita? È perché c'è una causa infiammatoria continua, non acuta, non è una frattura, non è un'infezione continua, che come la cosiddetta viene chiamata adesso nei congressi, la combustione lenta, cioè un focherello sempre acceso che alla lunga scombina tutte Però le carte. È pericolosissimo. Scombina le carte, comincia, perché nell'infezione acuta c'è una lesione acuta, per cui arrivano le cellule, gli anticorpi nostri che combattono il batterio, arrivano le cellule che riparano i tessuti in una frattura, in una lesione. Nella forma cronica invece arrivano le famose citochine infiammatorie che il sistema immunitario produce per disinfiammare, un costante, continuo focherello acceso. Tremendo. Questo scombina tutte le carte ne del nostro organismo. Ne sentiamo parlare sempre più spesso, e proprio nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme è stato molto collegato anche al tema della disbiosi intestinale. Esatto. Il disturbo del macrobiota, esatto, è una costante infiammazione che spariglia tutte le carte e l'organismo non riesce. Allora si manifestano con le dermatiti atopiche, anche certe forme di allergia, anche il diabete 2 sembra siano legate a queste forme. Per cui l'ottorino come fa a capire che c'è un'infiammazione cronica quando abbiamo le persone che dicono: io ho sempre in naso, ho già fatto anche interventi. La NARNE, questa qui, è un segno importantissimo di qualcosa che non funziona a livello proprio, che c'è una difesa immunitaria continua, costante,
che indebolisce anche l'organismo. Questo fuocherello sempre è un fuocherello, la combustione lenta. La combustione lenta. Quindi si è visto che le cause, però non ci sono ancora le indagini che chiariscono quali sono i veri mediatori di queste cose nelle varie patologie. Ogni specialità ha un po' la sua verità, ma un mediatore che chiarisca il perché succede questa forma lenta non è ancora stato individuato. Si cominciano però a capire che lo stress è una delle cause di infiammazione cronica. Noi, guarda caso, nella nostra Narne, non tutte, una buona parte, la terapia, diciamo, non dico con i sedativi, ma una terapia antistress aiuta la Narne, abbassa il numero delle cellule. Ma pensa, siccome è un argomento troppo importante, sì, e troppo poco conosciuto, le propongo una piccola, certo, pausa, dobbiamo rispettare i tempi, quindi via la pubblicità, e ai nostri telespettatori la raccomandazione di non cambiare canale, perché questi sono argomenti troppo importanti, troppo nuovi, e quindi l'occasione è davvero speciale, non va persa. Vi aspetto. Ben ritrovati, noi siamo in diretta con il dottor Enrico Maffezzoni. Come vi dicevo all'inizio, non solo è il responsabile, il fondatore e anche il vicepresidente dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale, ma è anche un grande studioso, un grande appassionato di questa materia, e ci si interroga oggi, tutto il mondo scientifico, diciamo, quello più serio. Però faccio la premessa, si interroga sul perché all'origine di tantissime patologie che possono apparentemente sembrare lontane e diverse tra loro, ci sia comunque una cosa comune, l'infiammazione. Un'infiammazione di basso grado, però. Di basso grado. Non quella infiammazione, no, che si manifesta come una fiammata. No, l'infiammazione acuta è un'infiammazione che fa parte della storia clinica di tutti noi. Esiste l'infiammazione acuta, esiste il trauma, esiste la lesione. Allora esiste tutta una serie di difese immunitarie, certo, che vanno a rimediare. Che è anche giusta di per sé, no, l'infiammazione. Ma i nasi come quelli che lei incontra, sì, sempre più spesso. Certo che noi abbiamo i nasi con i batteri, con i funghi, con le forme allergiche violente, c'è la cura, d'accordo. Quello che invece volevo... Però tornando ai nasi, quelli pericolosi, perché le rinite batteriche alla fine si possono trattare meglio, con l'antibiotico, no? Sì. Queste invece sono delle forme che... questo che volevo un po'... Parlavamo di terapia adesso. La terapia, noi vediamo una forma, diciamo, infiammatoria cronica in assenza di cause di noxe, per usare parole difficili, cioè di cause batteriche, di cause virali, di cause fungine. O di cause allergiche. O di cause allergiche. Eppure c'è questo tappeto. Perché oggi siamo tutti nel calderone delle allergie. Ma non è così. Cioè, l'esame citologico è nato per fare una distinzione fra i vari tipi di quadri infiammatori delle vie respiratorie alte, cioè naso, sinusite, eccetera, in collaborazione con specialisti delle altre vie, eccetera, eccetera. Ma negli anni ci stiamo accorgendo che l'esame citologico è un'arma che fa capire tante cose al di là della componente della specialistica otorino-laringoiatrica. Certo. Una di queste, che adesso sta emergendo e con la quale noi abbiamo un'arma importante, che è l'esame delle cellule, è queste infiammazioni croniche dove fine a se stesse, quindi espressione di un'infiammazione anche in persone non a contatto di polveri, di agenti inquinanti, perché in un primo tempo, cioè, le forme infiammatorie, fanno dei lavori particolari con inquinanti, eccetera, allora è giustificato l'aumento delle cellule di ripulitura, i fagociti, che rimuovono. Ma invece la cosa nuova relativamente è che noi vediamo queste forme qui in persone che non hanno una vita in vicinanza con agenti inquinanti. Allora ci si chiede il perché. Perché la terapia che viene utilizzata in quei casi con un certo successo è quella dei lavaggi. Cioè il lavaggio, lavare le cellule, già toglie
la presenza di queste sostanze. Quindi lavaggi nasali con le soluzioni è la cosa raccomandatissima. Ci sono queste sacche di lavaggio con soluzione fisiologica, isotonica, cioè che non brucia, diciamo, non è ricca di sali. Cioè. Lavaggio è già una cosa, però chiaramente il lavaggio va fatto sempre, va fatto spessissimo. Seconda cosa, ci sono gli antistaminici di ultima generazione, quelli che non hanno effetti di sonnolenza, hanno bassa tossicità su cuore, fegato, rene, le ultime generazioni, e allora quelli frenano la risposta, cioè come se addormentassero questa risposta reattiva. Però non curano, diciamo. Però è come mettere un coperchio su una pentola e non riuscire mai a spegnere il fuoco sotto la pentola, per fare un esempio banale. E allora queste cure per adesso sono quelle che noi abbiamo a disposizione, non ne abbiamo altre adesso. C'è il discorso anche delle creme protettive, cioè far sì che almeno se c'è una componente esterna irritativa la si bypassa, si toglie, si smorza un pochino con le creme ialuroniche, se sono i nuovi prodotti di cui magari parleremo dopo, sono dei polisaccaridi di ultima generazione, sono anche dei polimeri, quindi chimici proprio, che aderiscono alla mucosa, si gonfiano un po' col muco nasale facendo barriera, sono le ultime, è un disperato tentativo di proteggere il naso con i nuovi prodotti, che non sono tossici, non hanno effetti collaterali, sono amorfi proprio, sono molto buoni. Però il problema vero è che non si riesce a capire, come succede anche nelle altre specialità, come dicevo prima, altri specialisti di altri, nei nostri convegni se ne parla, qual è la parte che origina. Allora si pensa, lo stress, le modalità, lo stile di vita. Cosa si intende? È dato importanza anche, ad esempio, al fatto che nella nostra società occidentale usiamo molto eliminare qualunque batterio fin dall'infanzia, nei bambini. Questo rende il sistema immunitario un pochino incapace nel tempo di modulare, perché è talmente senza nemici, per cui non è abituato a combattere, ecco, per intendere. E beh, pensiamo anche alla pubblicità, ci sono tutti questi detersivi, appunto, esatto, che dovrebbero rendere tutto il nostro un'altra ambiente cosa, di vita sì, asettico. Altre cose che sono state codificate come veramente sono le nostre alimentazioni. La nostra alimentazione che non è controllata come dovrebbe, cioè noi ingeriamo tanti alimenti sperando in bene, cioè sperando che quello che c'è nelle confezioni siano controllati, eccetera, eccetera. Tutta questa problematica rende il nostro organismo continuamente aggredito da delle cause irritative, per cui continuamente produce queste citochine, queste proteine di difesa, stressando il sistema immunitario, che a un certo punto, alla fine di anni di questa cosa, emergono come delle eruzioni vulcaniche un po' qui, un po' là, queste patologie. Questo sembra che emergere nelle ultime ricerche. E lì potrebbero essere tragedie. Però lei mi diceva, dottor Maffezzoni, e vorrei riproporlo anche al nostro pubblico, mi diceva che alcuni suoi pazienti, afflitti proprio da questa da queste forme che sono così costanti, esatto, diciamo, non rispondono in sostanza proprio a niente, quindi si cronicizzano, accompagnano un pochino tutta la vita. Però certi suoi pazienti hanno improvvisamente cambiato vita, cambiato lavoro, cambiata alimentazione radicalmente e hanno avuto dei successi personali. Noi ci siamo accorti con uno studio che stiamo completando, ancora statistico, che collegati alle medicine, ai medici di medicina generale, ai reumatologi, che dando valore a queste ipotesi ancora di stile di vita, anche con alimentazione, ma soprattutto stile di vita, cioè uscire dallo stress un pochino del dovere dare un risultato lavorativo obbligatorio, dover tenere sempre questo continuo stress, se uno lo si smorza un pochino, senza farmaci si abbassano le difese. Pensi, questa è la psico-neuro? Questa è la nuova frontiera, sembra che, anche qui dico, io uso sempre il condizionale perché sono ricerche nuovissime, cioè si è visto ad esempio che dei colleghi sempre dell'Humanitas hanno valutato una cosa molto interessante, cioè hanno detto che le persone anziane che hanno una vita solitaria, con poche relazioni sociali, si ammalano di più. Hanno un aumento nel numero della quantità di mediatori dell'infiammazione.
Quando la persona anziana, perché ha fatto uno studio sugli anziani, poi chiaramente certo. Penso sia valutabile anche nei giovani, che sia presente anche nei giovani, quando invece si cambia stile di vita, si entra in contatto con tante persone, si condividono le esperienze, si parla, si dialoga, i mediatori si abbassano e quelle cellule lì arrivano meno. Per cui è stupefacente, cioè la connessione fra il nostro sistema nervoso e il sistema immunitario che fa arrivare queste cellule è molto più intensa di quello che si potesse sospettare. È lì che si inserisce tutto campo il discorso nuovo. È una bella sfida. È tutto lì che si inserisce tutto questo discorso delle nuove generazioni di ricercatori che già in alcune città, anche all'estero, soprattutto in America, danno un valore enorme, anche lì bisogna vedere se è un valore assoluto o è parziale, solo il tempo lo dirà, dell'approccio psicoterapeutico, cioè senza farmaci, dire educhiamo il nostro cervello a essere meno stressato in modo che le cellule vengano guidate meglio nella loro attività. Questa è la grande frontiera. E ad esempio a Cremona, in un futuro prossimo, la mia speranza è quella di creare un gruppo di giovani psicologi in gamba, e ce ne sono tanti che emergono adesso, nel associare alla citologia uno studio non solamente dell'antistaminico o del lavaggio, ma tutta una cosa molto più profonda della gestione della nostra via respiratoria, delle nostre emozioni. Altrimenti non si risolve, è un problema che... Cioè, passando anche dallo stile di vita, come ha detto lei, dall'alimentazione, che sappiamo essere per lei, soprattutto nel campo delle allergie, un punto sì, chiave. Quello sì, anche perché bisogna valutare sì, anche le allergie sì, crociate. Noi parliamo quindi, parliamo. Ma questo è un campo più difficile, ancora sì, più sconosciuto, sì, dove si va un po' coi piedi di piombo. È un campo che sarà il futuro, perché? Il futuro è quello lì. Perché diventeremo un esercito sì, di persone così. Il futuro è l'infiammazione cronica, il futuro è la gestione del sistema immunitario, non coi farmaci, non solo con i farmaci, non solo coi farmaci, nel ma con una gestione un aiuto, della nostra gestione. Certo. Nei centri più avanzati cominciano già. Molto bene, molto bene. Molto in velocità, perché abbiamo tanti certo, altri argomenti che sono tutti stimolanti e vogliamo essere davvero d'aiuto questa sera. Invece sì, nelle rinite batteriche, invece ci sono anche la terapia, come può terapia essere? È quella antibiotica. Chi c'è? Allora lì la batterica bisogna un po' fare una piccola, rapida, precisazione, cioè dall'esame citologico tante volte i batteri che noi vediamo non sono patogeni, cioè non è che tutte le volte uno vede un batterio deve dare antibiotico, molti si riconoscono batteri non patogeni, allora se invece vediamo batteri aggressivi, pericolosi, allora è consentito, è giusto fare la terapia. Certo, sì, perché anche lì avremo il microbiota anche nel naso. Esatto, cioè non è che tutte le volte che vediamo quello... Abbiamo nel naso... Perché molti batteri, come insegnano i gastroenterologi, i medicini interni, eccetera, sono batteri utili. Per cui sì, fare una strage di batteri, dopo uno paga il conto, perché servono per l'equilibrio cellulare. Certo, come dicevamo e quindi prima. Anche quello però è utile. Qualora ci fossero invece dei batteri patogeni... Patogeni, allora a un certo punto, in quantità esagerata, ad esempio noi, forse nella prossima... Ecco, dottor Maffezzoni, perché quando ci avviciniamo a delle persone che hanno il raffreddore... Di solito lo prendiamo anche noi. Perché? Allora, sono due risposte. La prima è perché, ad esempio, questi batteri che noi vediamo in questa macchia azzurrina è una grande conquista della citologia di pochi anni fa, la famosa macchia infettiva. È quella che si vedeva solamente, prima del nostro uso della citologia, con la immunofluorescenza, cioè con delle metodiche che non si usano nella pratica. Allora, sono questi batteri che si organizzano, creano questa area azzurra di zuccheri che loro stessi i batteri producono per fare una barriera, in modo che l'antibiotico non riesca a entrare. Chi ha queste forme qua non sono frequenti nell'esame cellulare, ve l'ho fatta vedere perché non è abbastanza, non dico rara, ma non è così frequente. Sono molto resistenti questi ammalati all'antibiotico, l'antibiotico non passa da quella zona lì. Allora bisogna usare certi antibiotici particolari. Si sono creati una barriera zuccherina, perché non vogliono morire, come nessuno, si creano una barriera. Allora quando uno vede queste macchie qua, gli antibiotici standard non ce la fanno a risolvere una rinite, una sinusite così. Bisogna usare degli antibiotici particolari. E lì rispondo alla sua domanda, cioè se
una persona con questi tipi di batteri così forti, diciamo, starnutisce, può infettare una persona, è contagiosa la rinite batterica, come quella virale. La seconda cosa che voglio dire, per tranquillizzare un po' chi ci ascolta, è che per prenderla bisogna avere delle difese un po' basse. Cioè, beh, non è che tutte le volte, io mi dovrei ammalare 30 volte al giorno. Infatti, mi È perché ci vuole una difesa immunitaria un pochino meno brillante nelle stagioni un po' a rischio. Allora c'è la possibilità del contagio un po', sì, quello sì. Perfetto. Invece quella virale, vediamo queste grosse cellule. Caso sono gli antibiotici o i superantibiotici? Sì, o superantibiotici, e poi anche gli lavaggi. Adesso anche in queste forme virali, questi sono i linfociti grandi, questi centrali rossi, che producono, vengono dal sangue, nel naso non ci devono essere. Quando ci sono queste cellule linfocitarie nel naso, significa che c'è una battaglia in corso, stanno producendo anticorpi contro i virus, però non contro i batteri, contro i virus. Sono coinvolti i linfociti anche in tante difese, in tante patologie allergiche, eccetera, eccetera. Però quando uno vede questi linfociti qua, ci vuole la terapia antivirale, ci sono degli antivirali anche ben tollerati adesso, che non così epatotossici come... Perché infatti la parola antivirali fa pensare a delle terapie molto... È sempre del pericolo, ci sono anche degli antivirali meno tossici. Ad esempio, una delle nuove terapie sono gli oli essenziali, ci sono queste forme che hanno un'azione un pochino anche antivirale, non proprio specifica, ma non è sempre necessario usare gli antivirali. Allora, in quei casi qua, se la patologia dura tanto nel tempo, si impone un esame del sangue per vedere se il virus è ancora presente. Qui l'esame citologico ci dice che sta succedendo qualcosa di tipo virale. E c'è questa grande battaglia in corso. Non ci dice se il virus è presente o no e se ha colpito solo il naso o altri organi. Allora si impone anche un esame del sangue e allora si gestisce la terapia in quel modo. Ma per farci capire, quanto spesso lei trova situazioni così? Beh, il virale, adesso in questi ultimi tempi, con questo clima un po' incerto, ne abbiamo trovati abbastanza, cioè faccia conto un 30%. Ecco, ma non possono guarire spontaneamente sì, la maggior parte? In parte sì, però noi la persona, è una bella domanda questa, perché la persona arriva all'esame dell'otorino in genere, quindi anche alla citologia, nelle forme che durano da tanto tempo. Perché purtroppo la citologia adesso viene utilizzata alla fine del percorso. Sì, lo dicevamo prima. E quindi io sono abituato, così facciamo un po' sorridere chi ci ascolta, a trovare le persone già deluse da tutte le terapie e dall'espressione mimica del viso vedo già la persona che ha già fatto di tutto, gli manca solo la citologia. E con la citologia si riesce a recuperare. L'ultima spiaggia. Io parlo sempre, faccio sempre l'esempio, facendo un po' sorridere i pazienti, di Ulisse che viene spiaggiato dopo il naufragio, arriva lì e dice ma... E lì però si riesce a fare il discorso inverso, a recuperare tutto, capire bene cosa è successo. Spesso succede, oserei dire quasi nel 70% dei casi, che è tantissimo, capire cosa c'è. Io stesso capisco, perché quando c'è la visita, io dico sempre, anche agli assistiti, vediamo di capire, io e voi, capire cosa sta succedendo, tutte e due. E l'esame del cellulare, anche per me, tante volte è una sorpresa. È un bel aiuto, insomma. E nello stesso tempo, a volte, è una sorpresa. Io magari mi aspetto un fatto virale, poi invece dietro c'è un'allergia che nessuno sapeva che ci fosse. Ecco, nel nostro naso però ci potrebbe essere anche la presenza di funghi, vero? Di funghi, questa, sì, qui, questa è una cellula particolare, ve l'ho selezionata, è una cellula unica, grande, vedete le ciglia là a sinistra, e questi sembrano cinque palloni messi, che è il nucleo della cellula, enorme, è un segno di irritazione virale, quando è così. Cioè il virus arriva e scombina un po' le carte, le cellule reagiscono moltiplicando il nucleo, è una forma di degenerazione cellulare. Ecco, ma il nostro naso cosa avvertirà? In casi qua c'è il classico raffreddore violento con un gocciolamento chiaro, cioè il gocciolamento delle forme virali si caratterizza da un muco limpido, quasi ad acqua di rubinetto si viene chiamato in termine, cioè nella forma virale pura, virale, non c'è il muco maleodorante. Quando c'è quel muco che è giallo-verde? Ecco, quando su quella virale si sovrappone il battere, il fungo, il muco cambia di consistenza e anche
di colore, insomma, a volte c'è queste, perché il batterio a volte sviluppa delle colonie che danno un colore verdognolo, danno un colore giallo, infatti. Eccetera, eccetera. Ma quindi già da lì, osservando il muco nel fazzoletto... Già, sì, lo so, il muco si ha una specie, certo, di intuizione, prova, però esatto, quella è la prova, ecco, tutto lì. Certo, sì. E poi niente, poi sono altri tipi. Benissimo, di... no, dicevamo che... Più raramente, ma capita anche di avere dei bei funghi nel naso, sì, quindi sì, i funghi uno ci non lo sono, sospetterebbe mai, no? Nei bambini tante volte i funghi sì? ci sono, sono legati a delle infiammazioni anche adenoidee, cioè quando l'adenoide, quel tessuto linfatico che è nella parte posteriore del naso, si gonfia, non fa aereare bene il naso, lo rende sempre umido e un po' inquinato, il fungo nasce sull'umido, cioè nei nasi secchi c'è anche la forma micotica da funghi, ma è molto frequente nelle forme umide. Questo vale anche per l'orecchio, vedere un orecchio con la micosi in genere è un orecchio umido, perché il fungo è come nei boschi, sì. I funghi, il fungo è fungo, escono, cioè, fungo i miceti è fungo, quindi, hanno bisogno di umidità, sì, infatti. Si raccomanda di non bagnare, eccetera, eccetera. E quindi è una patologia anche quella che si vede bene dall'esame. Ecco, a questo punto della trasmissione le chiederei di parlarci proprio di quelli che nel titolo abbiamo elencato come proprio le nuove acquisizioni. Sì, le nuove acquisizioni io ho selezionato quelle un po' più, diciamo, le novità. Le novità sono praticamente delle novità in cui sono collegate anche non a delle scoperte, a una valutazione di questi reflussi che non sono solamente gastro-nasali o gastroesofagei, ma anche laringofaringei, cioè un reflusso, ecco, che... non ne abbiamo sentito mai parlare, sì, di è una cosa reflusso, nuova, una cosa, sì, si è visto che c'è un, sì, c'è un reflusso che dalla laringe questi acidi vanno nel faringe, quindi è limitato alla parte otorrinolaringoiatrica, non coinvolge stomaco ed esofago. E queste sensazioni... E come si manifestano? Si manifesta, che cosa avverte? La persona arriva alla visita con una sensazione, la prima, di secchezza della gola e di tosse continua, resistente a tutto, a tutti i farmaci. Anche gli antitosse più efficaci non riescono. Che cos'è questo? È una, come dire, una risalita di tessuto, di acidità, ma anche virale, di virus, che arrivano con i raffreddori, si localizzano fra laringe e faringe, danno una disepitelizzazione, cioè un denudamento del tessuto. La mucosa si presenta pallida, la caratteristica è quella che ha un colore grigio pallido, è un denudamento, io faccio sempre l'esempio del muro che perde l'intonaco, per cui la gola è talmente secca, è talmente senza difese, che per poter eliminare quello che entra deve solamente tossire, cioè, la tosse è un meccanismo di difesa, perché c'è la porta spalancata in pratica. Allora lì sono uscite queste nuove acquisizioni di terapia, dove con uno studio che abbiamo fatto noi otorrini, diciamo, abbiamo chiesto a certe ditte di prepararci dei prodotti particolari che avessero delle sostanze particolari, e qualche ditta ci ha ascoltato e vanno a ruba questi prodotti qua. Sono l'acido ialuronico ad alto peso molecolare, anche lì c'è tutta la polemica sul ialuronico a basso o ad alto peso. Ecco, l'alto peso molecolare tampone il danno di mucosa legato al virus o all'acidità laringola faringea, non quella necessariamente gastrica, perché crea un film protettivo, l'ialuronico, non fa sviluppare batteri, blocca lo sviluppo di batteri, quindi è un batterio statico, e rigenera il tessuto, lo rigenera. Ah, quindi... Già questo aiuta molto, questo prodotto qua. Poi, in teoria dovremmo produrlo noi, ma magari... Siccome il virus l'ha denudato, esatto, o le cause batteriche o anche da inquinanti... siamo poveri di questa difesa. Sì, poi c'è questo alginato di magnesio, che è un'azione... E quindi è giusto specificare ad alto peso molecolare. Sì, diciamo, alcune ditte fanno un buon acido ialuronico, ma non ad alto peso. E guarda caso, non ha un grande risultato. L'alto peso, invece, il gioco cambia, funziona. Funziona. In questa, infatti, sono prodotti che a volte vengono venduti in buste, in bustine di crema, di gel, che la persona dopo il pasto schiaccia in bocca come una crema, sente di menta, e tiene in bocca, poi lo deglutisce, c'è dentro lo ialuronico che rigenera il tessuto, l'alginato di magnesio che toglie quella tossetta fastidiosa, a volte accompagnata da dei cambi di voce, la voce si abbassa improvvisamente perché c'è una secchezza.
E la cheratina ha un effetto barriera, è una proteina che crea un guscio protettivo, è come dare l'intonaco a tutta la stanza, per cui si rigenera. E meraviglioso. È un prodotto eccezionale, sta andando a ruba. Poi i lavaggi, d'accordo. Non possiamo ovviamente dire il nome commerciale. Non si può dire però... il nome, ma ce ne sono non uno solo, ce ne sono due o tre di ditte che hanno un po' seguito questa via e che noi utilizziamo. Sì, certo, il nome commerciale, facciamo concorrenza sleale, però... ce ne sono alcune. Quelle migliori sono quelle che hanno tutte e tre, i primi tre, altre ne hanno solo due. Quindi ne hanno... cosa devono chiedere i nostri telespettatori eventualmente in farmacia? Il gel? Il gel diciamo protettivo dalla gola, dove il farmacista sa quale colore ialuronico, il magnesio, esatto. Ce l'ha, lo sanno. Segnatevi che abbiamo lo mandato sanno. In onda acido ialuronico ad alto peso molecolare, alginato di magnesio, cheratina idrolizzata. Esatto. E questi li dovete trovare, questi tre componenti, nei vari stick, sì, nei, il farmacista sa indirizzare, sa conosce, sono prodotti recenti, ecco, i lavaggi li abbiamo già accennato, anche gli antistaminici. Quindi i lavaggi si comprano queste sacche già sono fatte? Sono delle sacche di varie ditte che lo ma fanno. Sono con monouso? Monouso, sì, se c'è, diciamo, monouso è la sacca, poi il tubicino di drenaggio, il rubinetto nasale, quello è fisso, lo si cambia. Nei prossimi incontri lavaggio. Ci farà vedere bene come si sì, fanno sì, questi sì, abbiamo, lavaggi. Magari ecco, ci vuole una tecnica. Vi porterò proprio. Anche il filmato, c'è proprio certo, un filmato sì. E semplice. Poi l'antistaminico, dicevo prima, che non è tossico per gli organi, che fa barriera. E vabbè, il cortisonico, c'è tutto il grande... Ecco, esatto, sull'uso del cortisone. Cortisonico, sì, questo è tutto un grande argomento che va un po' chiarito, perché molte volte noi troviamo una certa resistenza quando nelle allergie si danno questo, non nelle forme virali, neanche in quelle, diciamo, non IgE immediato, cioè le narne, non serve il cortisonico. No. E il allora serve delle forme allergiche, sì, forme allergiche perché è l'unico prodotto. Ma come spray quindi? Come spray, c'è anche in spray, nelle forme più gravi ci sono le compresse e anche le intramuscolari, nelle forme proprio gravissime, allergie molto pesanti, si può utilizzare anche l'intramuscolare in casi selezionati, a volte in collaborazione con la specialistica polmonare, pneumologica, certo, che molte sì. Persone che hanno le forme allergiche spiccate hanno sempre qualcosa anche di tipo basso. E purtroppo sappiamo broncoasmatico, che esatto. Allora lì bisogna concertare, non di fare la nostra cura sommata all'altra, si va in sovradosaggio. Bisogna sempre il concetto di collaborazione interspecialistica, per usare una parola, dovrebbe essere proprio la base. Certo. Allora, qui ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e vi aspettiamo. Telefonate pure, usufruite del numero che c'è, fate delle domande precise, le vostre patologie nasali e avrete la risposta nell'ultima parte di trasmissione. Perfetto, eccoci ritrovati, siamo con il dottor Enrico Maffezzoni, otorino, uno dei padri fondatori della rinocitologia. Questo esame che abbiamo visto essere molto semplice per i pazienti, indolore, incruento, un pochino più impegnativo al microscopio per il medico, certo. Ma con la certezza di avere dei risultati concreti, nel senso che si sa tutto, sì. è la carta d'identità del nostro naso, non può sfuggire niente, almeno la tendenza è quella di avere tutti i dati che occorrono e poi impostare una terapia più adeguata, perché sappiamo che di solito in passato si è andati molto per tentativi o con delle famiglie di farmaci che per certe persone sortivano effetti, per altri no, perché evidentemente non erano opportuni. Tornando alle novità, quello che l'industria farmaceutica o anche certo. Queste industrie di supporto, perché non è sempre tutta certo, chimica, certo, sì. Hanno proprio recentemente immesso sul mercato e che sono i benvenuti per questi nasi così ammalati, doloranti e sofferenti. Lei prima ha accennato ai carbomeri. Carbomeri, sì, il carbomero è una delle molecole, diciamo, di ultima generazione
che noi stiamo utilizzando con successo. Lo si può usare, è praticamente un polimero sintetico, fatto di sintesi, quindi non è un prodotto naturale, è una forma sintetica, però che come dire, imita molto la mucosa, cioè si aderisce al tessuto nasale e anche della gola, perché si usa anche nelle forme di faringiti, come abbiamo il naso sofferente, anche la gola che è la prosecuzione del naso, e lo si usa anche addirittura in compresse a caramella, diciamo, si scioglie in bocca molto come la caramella, molto interessante. gradevole, assolutamente non tossico, non tossico, e umidifica molto bene la gola e praticamente questo polimero sintetico si gonfia, per far capire, con i liquidi, con il muco che noi abbiamo fra naso e gola. Gonfiando aderisce, ha una viscoaderenza e ha un'azione meravigliosa perché protegge il tessuto della gola e anche del naso, proteggendolo consente al tessuto nasale sottostante di rigenerarsi. Quindi ha un'azione di barriera, viscoadesiva, non è tossico assolutamente, accelera un pochettino i processi riparativi perché rende in una diciamo, situazione di riposo il tessuto sottostante, che è È stato molto lesionato interessante. da tante cause, come abbiamo visto prima. Un'altra novità, che è lo Xanthan Gum, nome Xanthan Gum, che è una gomma, diciamo, invece è un polisaccaride, uno zucchero. Questo è un prodotto, è stato prodotto con dei processi fermentativi degli zuccheri. Si estrae questa sostanza gommosa che viene messa, è un prodotto anche questo naturale, assolutamente non tossico. Anche questo prodotto assomiglia un po' al carbomero perché crea un film protettivo sulla gola, consentendo alla gola di umidificarsi, è umettante proprio. Ha un'azione un pochino anche, assomiglia in pratica a quella macchia infettiva che protegge i batteri. Ah, Invece che quindi proteggere i batteri, protegge la nostra mucosa. capito, Questo abbiamo andando un po'. emulato a Abbiamo nostro emulato una scopo, certo. caratteristica di difesa batterica con questi polisaccaridi, anche quello che abbiamo visto prima era un polisaccaride, però secreto prodotto dai batteri. Si può ottenerlo dalla fermentazione degli zuccheri, una cosa analoga, non proprio uguale, e ha un'azione proprio protettiva. Come i Quindi batteri si proteggono, così ci uno è proteggiamo anche noi. naturale, uno è di Uno è sintesi. di sintesi, il polimero di sintesi, ma non è tossico assolutamente, No, certo. il carbomero. L'altro invece lo Xanthan Gum è su base Xanthan Gum. Xanthan Gum ed è contenuto anche questo in questi prodotti che in farmacia ci Quindi si sono già. possono chiedere come sono, Come sono delle sono pastiglie compresse. compresse, adesso c'è la formulazione è quella per la gola soprattutto, però noi la utilizziamo. Queste compresse e sono a volte veicolate e miscelate con l'acido ialuronico. Questa triade ialuronico, carbomero e Xanthan Gum funziona molto bene, cioè, perché il concetto base è quello che noi abbiamo a che fare con i nostri tessuti, ritorniamo al discorso di prima, aggrediti troppo da tutti gli agenti esterni, troppo. A me capita, e chi fa citologia se ne parla quando ci si trova nei convegni, che quando la persona non solo cambia stile di vita, ma cambia luogo, cioè la pianura padana, l'abbiamo detto altre volte, è la peggiore area Siamo europea. proprio La immersi peggiore area in d'Europa, questo non c'è il vento del pulviscolo. mare che ripulisce, non ci sono, ci sono molte industrie. Quando la persona per motivi di lavoro va ad abitare, a vivere in un altro posto, anche un'isola lontano dalla pianura, sta meglio, non ha più bisogno di questi protettivi di membrana. Nei controlli che noi facciamo citologici, le cellule infiammatorie si abbassano drasticamente e quindi diciamo che si comincia a intuire il fatto che il farmaco è importante, ma entro un certo periodo non è risolutivo. Stile di vita, il fumo di sigaretta, ad esempio, abbiamo visto che chi ha la forza di interrompere, di smettere di fumare, sta meglio localmente perché riduce una delle cause di È irritazione. di infiammazione continua, Ecco, costante esatto, sì, proprio, questo, certo, sì. perché la combustione è quello, poi Combustione, tutte le sostanze esatto, sì, il calore, contenute sì. insieme. Quindi direi che un po' il quadro delle novità l'abbiamo. No, leggo Sì. anche i sali di magnesio, Sì, cosa. è l'alginato che abbiamo detto Ah, prima, che l'alginato ha quello. un'azione un pochino antiacida e ha un'azione anche, ecco, è quello il secondo della nostra lista, che
che avevo preparato, l'alginato che è sale di magnesio, in genere l'alginato, che anche questo ha una azione soprattutto antiacida un pochino, perché quando il tessuto del naso e anche della gola si disepitelizza, cioè perdono copertura, gli acidi che risalgono un pochino dalla parte laringea anche più bassa hanno un'azione proprio irritante di bruciore. L'alginato combatte il disturbo bruciore e funziona molto bene. Perfetto. Sì. Ed ora, mentre la regia si prepara a passarci qualche telefonata, è interessante per chi ha posto un problema, che può essere anche comune ad altri, vorrei concludere con il dottor Maffezzoni una considerazione. Tutti questi sintomi la notte peggiorano. Certo. Il momento quando ci si corica e si ha il naso intasato o gocciolante, per contro, a seconda della patologia che ci ha colpito, comunque sappiamo che sono noti d'inferno. Sì, anche qualche questo è un consiglio, cosa fare? Cosa possiamo fare prima di andare a letto? Della... Io consiglierei anche di bere semplice acqua, perché due bicchieri d'acqua migliorano sempre la perché situazione. Il discorso della sofferenza notturna o serale è legato al fatto anche che tutto quello che il nostro naso, la nostra gola ha respirato durante il giorno ha un effetto chiamato di accumulo, cioè viene accumulato alla sera, cosa che molte persone dicono: io alla sera non sto bene, alla mattina sto meglio, perché viene accumulato durante il giorno. E la sera, diciamo, è un po' un momento un po' critico tante volte. Il bere semplicemente acqua naturale è già un grosso presidio, perché l'idratazione e che in parte questi prodotti naturali consentono e migliorano l'umidificazione, l'aumento della viscosità. Quindi non dormire mai in ambienti troppo secchi. No, l'ambiente secco non va bene. Il riscaldamento sappiamo che è un grande nemico della respirazione. E poi bere, anche quando non c'è una sete assoluta. E in più ci sono questi prodotti sempre con queste pomate nasali di ultima generazione che si possono diciamo, applicare nel naso con un piccolo massaggio, dal naso diciamo, scendono nella parte più bassa, ipofaringe, faringe, aiutano molto perché non solo umidificano ma catturano tutte le sostanze irritanti presenti nell'aria, quindi azione di cattura e di umidificazione. Ecco, so che lei ce l'ha già spiegato una volta, non è molto favorevole a questi spray decongestionanti. No, gli spray decongestionanti sono da banco. Ecco, diciamo che gli spray decongestionanti aiutano molto la persona sofferente, però cioè, diciamo che uno può dire va bene, sei contrario, però se non respiro cosa faccio? Questi vasocostrittori sono, quindi non sono dei cortisonici, sono dei vasocostrittori, cioè rendono il tessuto che è ricco di fibre elastiche del nostro naso in contrazione, come restringere un tessuto elastico, finito l'effetto il tessuto ritorna come prima, questo va e viene continuo, è come tirare e lasciare un elastico un milione di volte, dopo il tessuto rimane sfiancato, bisogna aumentare la dose. Ha un effetto un pochino tossico sul sistema cardiaco, sulla pressione, è un po' pericoloso il vasocostrittore. Esatto. Bisognerebbe anche lì capire quale c'è la base. Sì. Allora se la persona è obbligata a fare sempre e non ha altra alternativa, ci sono dei casi in cui la persona è resistente ai farmaci guidati con la citologia, c'è una percentuale di persone proprio sofferenti, allora lì si potrebbe proporre, se noi proponiamo, l'intervento chirurgico, in modo che il naso si apre e si cerca di evitare questi prodotti. Benissimo, poi magari tra una telefonata e l'altra, se vogliamo parlare anche di chirurgia come soluzione magari un po' estrema, ma a volte risolutiva, vediamo di farlo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, benvenuto. Da dove? Buonasera, sono Stefano da Bollate. Ci dica, Stefano. Ecco, il mio problema è questo. Mi hanno riscontrato un papilloma invertito nella fossa nasale. Ecco, e diciamo, premetto che ho sempre sofferto di sinusite, che mi causavano mal di testa, quindi non dormivo la notte perché respiravo molto male. E ultimamente questa cosa qui si è un pochino peggiorata. Niente, e volevo chiedere questo. Poi mi hanno proposto di fare l'intervento, nessuna cura in merito e diciamo questo è quanto... Vuole sapere il parere del nostro esperto? Sì, certo. Cosa posso fare se c'è una via d'uscita diversa? Io la ringrazio dalla telefonata, che è una telefonata importante,
impone una risposta un po' articolata, nel senso che il papilloma invertito, innanzitutto, che cos'è? È un tumore benigno del naso. Si distingue dal polipo, non è un polipo allergico, di allergico il papilloma invertito non c'ha nulla, è un fatto infiammatorio, non è così raro come un tempo si pensava, è abbastanza frequente. È benigno. Il papilloma invertito in pratica la terapia indicata è l'asportazione, non c'è cura medica che curi il papilloma Ho invertito. capito. Questo per essere chiari. La cosa che le dico però così per completezza di informazione è che quando lei si rivolge a un reparto chirurgico, ci vuole una chirurgia qui, il papilloma invertito adesso viene affrontato con la endoscopia, cioè non è che si strappa il papilloma, bisogna andare dentro con l'endoscopia, quindi che sia un reparto fornito di strumentazione endoscopica. Capito. Perché? Prima cosa perché l'intervento è molto più, diciamo, sopportabile, molto meno doloroso, ma soprattutto perché l'endoscopia nel papilloma invertito consente di arrivare alla radice del papilloma, perché il papilloma invertito è subdolo, perché se tolto in modo, diciamo, standard, ricresce dopo qualche anno. E la degenerazione in qualcosa di peggio, in una forma maligna, è molto rara nell'invertito, ma non è assente, è molto rara, perché quando uno lo affronta deve sradicarlo dalla radice, quindi ci vuole un'endoscopia, quindi con fibra ottica, bisogna che si vada sulla radice per vedere col microscopio dove, o chirurgico, non quello della citologia, quello chirurgico che fa vedere dove c'è la radice, ha una radice il papilloma invertito, a volte vicino all'osso, bisogna proprio toglierlo, pulirlo bene tutto, in modo che non si ripresenta e il problema è risolto. Ho capito. Aggiungo questa cosa, così la nota del tutto, che però la citologia nasale fa valutare la presenza di altre cose oltre al papilloma invertito. Se uno ha un'infiammazione cronica può nascere il papilloma invertito. La citologia che lei può fare dopo averlo tolto, dopo qualche mese dall'intervento, dopo 2 o 3 mesi, fa capire qual è il substrato, la parte basale del naso che può avere dato origine a questa infiammazione cronica, che poi è evoluta in papilloma, per evitare che ci siano altre sorprese nel futuro. Ecco. Ho capito. La ringrazio Tanti, della tanti domanda. auguri Stefano, e Sì, quindi grazie, non sia grazie. preoccupato, ma Non devo preoccuparmi, vero? faccia le No, cose no, per no, bene, faccia le cose per no. bene. E intanto Va che bene, grazie va per aver bene. Grazie a chiamato. voi, grazie mille. Vale. E intanto che aspettiamo un altro Sì. telespettatore o telespettatrici, non so chi avrà avuto la bontà di chiamarci, vorrei chiedere, ma papilloma invertito perché fa parte della famiglia dei Allora, sì, la origine del papillomavirus poi? papilloma invertito non è conosciuta. Si pensa che sia una forma post-virale, cioè una forma infiammatoria virale ripetuta, inverte la struttura del tessuto nasale, il papilloma cresce, perché l'invertito diciamo che tende a crescere un pochino, tende ad occupare, è quasi sempre monolaterale, cioè riguarda una fossa nasale sola, e io in 40 e passa anni non ho mai visto un papilloma invertito bilaterale, ce n'è uno solo da una parte. Il problema è che ha una radice, se non viene tolto in modo radicale e subdolo tende a ricrescere e quindi bisogna sradicarlo. È una forma, in genere si parla di post-virale, mentre nei polipi invece quelli classici e allergici si è già capito dopo tanti anni, dopo 40 anni di studio, il perché si forma il polipo, sono delle sacche d'acqua praticamente da gonfiore e per gravità si forma questo polipo. L'invertito no, l'invertito è una forma tumorale benigna, come i papillomi cutanei, come tante altre cose, sembra che ci sia una forma virale di base. Ma Ma non c'è pensa un po' ancora a una te. terapia Certo, né sì, vaccinica, certo. no. Ecco, invece per quanto attiene i polipi, quelli continuano a recidivare Il o polipo invece è scende? la grande argomento Sì. dell'allergia, nel Un'altra quasi preferenza. 90%, 89% secondo gli ultimi studi, sono su base allergica. Prima si diceva il polipo nasale, non il papilloma, il polipo nasale classico,
50% è infiammatorio, generico, 50% allergico. Non è vero, con la citologia siamo riusciti a capire che 9 su 10 sono allergici. Sono allergici. È proprio raro trovare il polipo infiammatorio, capita anche a me qualche volta, dove l'infiammazione cronica non allergica, anche la narne può creare la forma neutrofila, qualche rara volta questa continua infiammazione forma il polipo. E non è, è molto meno recidivante quel 10-11% di polipi non allergici. Okay. Invece con l'allergico, se uno se non spegne il fuoco, esatto, di base, tendono a riformare. Detto, ed è un po' il grande problema anche della chirurgia nasale, il polipo recidivante. Di cui parleremo appena ci avanza un po' di tempo, perché adesso la regia ci propone un altro contatto. Pronto? Buonasera. A lei, signora. Buonasera. Buonasera, sono Emilia di Milano. Emilia, ho capito bene? Sì, Milano. Io ho un problema, la narice destra si gonfia e non scarica. Oltretutto mi si gonfia anche la guancia e mi fa male l'orecchio. È un po' di tempo che mi succede questa cosa e faccio fatica anche un po' a respirare. Ma ho fatto vedere l'orecchio, i denti, però non ne vengo fuori. Adesso ho la vista all'orecchio e sto prendendo delle gocce per l'orecchio. Però il naso, la narice destra, è gonfia e non scarica. Sì, allora ringrazio la telefonata, signora. Anche questo è un argomento non da poco. Il fatto di un gonfiore monolaterale. Sì, monolaterale. Che riguarda sempre. Sì. Però sì, anche la guancia. Anche la guancia, sì, allora il fatto della guancia va valutato bene, perché se una parte della, diciamo, la narice di un lato non è aereata, cioè non respira, il seno mascellare, cioè la cavità che è nell'osso, che riguarda la guancia in pratica, non trova modo di drenare, è come se ne avesse un tappo di sughero nel naso che non scarica, chiaramente si gonfia, a volte si gonfia anche l'occhio, con infezioni anche della parte orbitaria, serie. Per cui chiarire il perché il naso non drena, cioè, è come avere un canale di drenaggio che è ostruito. Possono essere tante le cause, una è il papilloma invertito, monolaterale, sempre da una parte, un'altra cosa può essere delle forme infiammatorie, anche non allergiche, che a volte colpiscono prevalentemente una metà del naso. Noi abbiamo delle forme anche di infiammazione che colpiscono una metà del viso, perché è quella più delicata, non siamo uguali in tutte e due le parti. Il fatto che giustamente la signora mette in evidenza una sofferenza anche dell'orecchio, quindi anche un orecchio che non drena, come non drena la cavità mascellare, l'orecchio è dietro il seno mascellare, nella zona alta del naso, quindi è tutto collegato, non è che sono tre cose separate, naso chiuso da una parte, monolaterale, per usare un termine, drenaggio e gonfiore anche della guancia, a volte un po' anche dell'occhio, e orecchio che non scarica, vanno indagati. La prima cosa che si fa è la visita endoscopica, cioè vedere con la fibra, vedere cosa succede. Direi di lasciare la citologia in seconda battuta qua. La seconda ci vuole la radiografia ad alta definizione, tipo le TAC, diciamo, e a volte associata alla risonanza, che fa vedere il tessuto più che la parte ossea, di tutta la, quindi TAC e risonanza di tutta la parte. Come cose collaterali, chiaramente la visita dell'orecchio, un esame dell'udito. Questo perché tante volte il mancato drenaggio della cavità della guancia, seno mascellare e dell'orecchio sono legate a delle lesioni, delle forme infiammatorie importanti che riguardano non solo il naso, ma la parte posteriore, la parte chiamata del rinofaringe, cioè la parte che sta dietro il naso, dove si possono annidare dei pericoli, senza spaventare la signora, e quindi diciamo delle forme infiammatorie croniche, delle forme. Va valutata bene con TAC risonanza. Ecco, qui la regia prontamente esatto, ci sta mostrando, la parte delle coane, nella zona lì, c'è la zona dove scarica l'orecchio, ed è sempre naso, e lì scarica nella parte più anteriore anche la cavità del seno mascellare. Quindi quella zona lì va indagata con la scopia diretta, con la fibra ottica, ma anche con uno studio accurato di tipo radiologico e con risonanza magnetica. Fatto quello si arriva alla diagnosi, ecco, si va a capire. Allora, la citologia si può lasciare in seconda battuta. Ecco. Certo, si armi un po' di pazienza, ma soprattutto
Cerchi di, appunto, di andare all'origine del problema, quindi. Certo, sì. Ciao, tanti auguri anche a lei. Grazie Grazie. Grazie per sempre. averci chiamato, per la fiducia. Grazie Allora, fateci molte. sapere se c'è appunto un'altra telefonata, noi l'aspettiamo. Mi hanno detto che ce ne sono abbastanza di interessanti, quindi continueremo su questo fronte. Volevamo parlare un attimo della chirurgia, ecco, Sì, la chirurgia alla quale abbiamo nasale. dedicato numerose puntate in Sì, la passato. chirurgia, sì. Stasera nessuno ha parlato di turbinati, No, 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 impossibile. perché Ma cioè. è diciamo, uno degli argomenti più importanti nel campo otorinolaringoiatrico, la chirurgia nasale. Si può fare a vari livelli, a livello diciamo, della terapia per i polipi nasali, per le forme dei turbinati infiammati, le nuove acquisizioni diciamo, terapeutiche, chirurgiche, consigliano nelle forme allergiche. Chi ha la possibilità come strutture di utilizzare il laser. Il laser è stato fatto uno studio mondiale su quali sono le tecniche migliori per affrontare le patologie allergiche, turbinati, polipi. Il laser è quello che noi adesso non per tirare acqua al nostro mulino, ma le figlie di San Camillo, le suore hanno questa grande capacità di aver intuito e seguire un po' i consigli, hanno acquistato anni fa un laser di primissima qualità all'Olmio Yag, è di grande costo, ma fantastico, nel senso che il laser è un raggio di luce, entra nel tessuto infiammato, turbinato, polipo che sia, e vaporizza, riduce proprio per effetto della luce il tessuto senza lesionare le cellule ciliate e senza tagli, incisioni, mutilazioni, ecco. Si riduce proprio il Quindi volume è, ed diciamo, è definitivo. è una Sì. chirurgia molto pulita, È molto molto soft. pulita, diciamo che la persona in gran parte dei casi entra la mattina, viene operata in mattinata, l'intervento dura non più di una mezz'ora, esce in serata o la mattina dopo, in 24 day hospital. E il tampone in pratica non si usa quasi più, si usa una fettuccia medicata, noi usiamo rinfrescante perché il laser scalda un pochino, quindi si fa un'anestesia totale, perché il laser scalda, quindi anestesia totale non troppo pesante, la persona ritorna a letto già abbastanza presente, Ma stiamo parlando eccetera. di interventi che richiedono minuti, mezz'ore, ore? Mezz'ora, mezz'ora. Se in Mezz'ore. genere il turbinato non supera la mezz'ora. La poliposi dipende come è situata. Se ci sono poliposi solo nasali, l'intervento dura meno. Se sono coinvolte le cavità mascellari, eccetera, allora bisogna usare l'endoscopia, eccetera. Poi ci sono anche le chirurgie molto Comunque più anche la profonde. chirurgia oggi si è È evoluta, molto è la prima evoluta, rivoluzione, la rivoluzione che ha raffinata. preceduto la cirurgia 20 anni fa è stata la chirurgia endoscopica con le fibre ottiche. E dopo 10 anni, sono passati più di 20 anni, e dopo quella è stata la cirurgia la grande rivoluzione. Ecco. Certamente. Ho visto bene che c'è un'altra telefonata in linea. Pronto? Sì, buonasera, sono Sara. Buonasera. Chiamavo per avere qualche consiglio da parte del dottore. Premetto che soffro di sinusiti frequenti anche più volte durante l'anno e da parecchi mesi ho un disturbo ad entrambe le narici, una situazione di secchezza, si formano delle crosticine con appunto questa sensazione di bruciore, picore, prurito a entrambe le narici. Allora io mi sono rivolta a diversi medici, ho anche provato con delle terapie fitoterapiche e omeopatiche, poi il mio medico di base mi ha detto di provare con la gentamicina, quindi con l'antibiotico, non ho avuto nessun tipo di beneficio, tranne momentaneo per l'effetto umettente di ogni tipo di crema che usavo. E quindi abbiamo provato con un tipo di antibiotico specifico, proprio rinologico. Anche in questo caso ho avuto un miglioramento solo momentaneo, poi dopo la sospensione il problema si è ripresentato. E successivamente sempre il mio medico mi ha visitato e aveva la sensazione che ci fosse anche una crosticina purulenta, quindi ha sospettato la presenza di herpes e abbiamo provato anche con l'acitovir, quindi un antierpetico. E anche in questo caso niente. E quindi vorrei sapere cosa potrebbe essere, che tipo di esame si potrebbe fare, sia un tampone o che so io. Ecco, un'altra cosa che non ho detto, ho appena fatto una visita da un otorino, il quale non ha trovato niente di importante e anche mi ha fatto l'esame con le fibre ottiche ed è tutto a posto, ecco.
Sì. Grazie, da dove ci segue, signora? Da Como. Da Como. Da Como. Ecco, per sapere anche... Certo, la ringrazio della telefonata, signora, che pone un argomento, pone un quesito importante, cioè quando lo specialista effettua la visita con fibre ottiche, l'immagine dell'indagine, diciamo, otorinolaringoiatrica è sincera, cioè se c'è una situazione infiammatoria, se c'è una forma poliposica, se c'è qualche ulcera, qualche forma con l'endoscopia fatta bene, si va a vedere. Il fatto che lo specialista, io faccio un po' la storia della sua questione, certo, il certo. fatto che lo specialista non abbia visto nulla, cioè dice non c'è niente di patologico, non c'è niente, però le dice sì d'accordo, però io ho la secchezza, ho le croste, a volte si accompagnano, non so se è il suo caso, a dei piccoli sanguinamenti, sì. Allora questo è un problema prettamente citologico. Mentre nel caso precedente, il papilloma invertito, si può fare dopo, nelle forme di gonfiore bisogna fare prima l'esame di risonanza, prima di capire. Lì invece la secchezza, già valutata con l'endoscopia, rimane un punto di domanda. La citologia, io lo dico per esperienza, chiarisce la diagnosi, la chiarisce. Che cosa potrebbe essere? Le faccio una specie di excursus, di panoramica sulla questione senza avere in mano... tanto, quindi le consiglio la citologia assolutamente. Può essere, a Como c'è qualche centro? A Como, dunque a Como dovete vedere, perché sono le nuove generazioni. Dopo magari diamo anche il sito, diamo tutti i contatti, verificate se nelle vostre città ci sono centri dove si pratica la rinocitologia e siete magari più comodi, se no vi dovete attrezzare. Scusi se ho interrotto. Dicevo che praticamente statisticamente le forme di secchezza resistenti alla cura, lei ha già fatto tante cose, l'antibiotico, la crenoterapia, la fitoterapia, l'omeopatia, i lavaggi, o è una forma di tipo virale, disepitelizzante, quei prodotti, l'antibiotico non serve, il cortisonico peggiora, i lavaggi sono indifferenti. Bisogna fare delle terapie mirate per il virus. Oppure sono delle forme allergiche misconosciute, sono molte persone, anche recentemente abbiamo avuto 2 o 3 casi di secchezza terribile, senatore dice non sono allergico, ho già fatto le prove prick test, le cutanee, ho fatto l'esame del sangue, non hanno trovato niente. Quindi noi facciamo la citologia, nel 25%, non sono pochi, 25 su 100, ci sono delle allergie famose cellulari, le NARES, NARESMA, che non si vedono altro che non con l'esame del cellulare. Quindi per questa telespettatrice... La citologia è fondamentale, sì, perché se ci sono le forme di secchezza allergica sono abbastanza frequenti. Uno pensa all'allergia come un naso invaso dal gocciolamento, cioè, non è vero, ci sono molte allergie invece, e non sono poche, che hanno come caratteristica sintomatologica del denudamento, la secchezza. Perché? Perché non si capiva bene perché alcune allergie fossero ipersecretive, cioè con tanto muco, e altre no, altre secche. Perché nelle forme secche la presenza di queste forme anche di allergie cellulari, con questi mastociti molto irritanti, apre i giunti cellulari, cioè la cerniera cellulare di difesa è come una zip, si apre la zip, praticamente il naso diventa vulnerabile. Entrano i virus si sovrappongono al fatto virale. Nelle forme secche tante volte c'è l'allergia con il virus sovrapposto, mentre invece le forme diciamo virali hanno una ipersecrezione, non c'è secchezza, ma le forme virali associate alle allergiche, quindi vale la pena andare a studiare. In questo caso chiediamo... alla nostra dove potrebbero effettuare questi esami? Allora lei abbia sicuramente a Cremona, perché è stata la partenza insieme, mi pare, a Bari. Sì, noi siamo disponibili, Bari e Cremona sono due centri in Italia. Sì. E come abbiamo rimarcato prima, si possono effettuare anche in regime proprio di... mutualistico. Anche mutualistico. Quindi. Sì, lei potrebbe telefonare. Allora, da che ci siamo, ecco. Prima della pubblicità, chiedo scusa alla regia che sto ritardando un po', ecco, prendete nota, ve lo riproporremo il contatto con il dottor Enrico Maffezzoni, sì, la clinica e le figlie di San Camillo di Cremona. Sì, questo non è il mio numero personale, no, è il numero della clinica che è convenzionata con la mutua. A quel alla numero lì di telefono appunto, si prenota un esame citologico. Esatto, vorrei prenotare un esame citologico nasale.
Però se volete approfondire il discorso delle sedi, delle varie sedi dove si pratica la rinocitologia, andate a vedere questo sito che è il www.aicna, che è l'associazione nazionale, .it. E lì c'è la regione, come ci deve essere un collega nuovo, un giovane specialista. Che magari avete proprio nella vostra città un centro che vi è più comodo, ecco, non tutti ovviamente possono spostarsi. Chi può farlo sappia che va bene, non è che devo fare pubblicità al dottor Maffezzoni, che probabilmente perché l'Accademia è nata, Accademia Italiana di Generale, proprio per dare una risposta nazionale, sì. Cioè non è un discorso, diciamo, di loco regionale. Sì, no, se no tutti devono fare i migranti per darci un pochino di importanza che la citologia va fatta a regola. Bene. A regola. Ecco, che è capitato, diciamo, qualche volta, senza fare polemiche televisive, che una citologia fatta un po' così non dà la verità, è inutile farla. Va a sminuire l'importanza della metodica, ecco, che invece abbiamo visto essere preziosa. Sì, diciamo, ma l'Accademia seleziona un po' i colleghi. Ora, chiedo scusa, restituisco la linea, vi prego di non allontanarvi, se potete e volete, perché avremo ancora qualche altra telefonata e qualche consiglio alla spicciolata da darvi. Benissimo. Stavamo dicendo, chiedevo un supplemento perché noi non possiamo fare il nome commerciale, però se proprio ci telefonate in privato magari diamo qualche indicazione in più. Comunque ricordandosi che gli stick, quelli che donano sollievo alla gola, ecco, sono fantastici, se ne prendono circa due al giorno, meglio dopo i pasti. Dopo i pasti, sì. Mentre invece le compresse, le caramelle... Si succhiano anche a digiuno, dalle 3 alle 6 al giorno, ecco, in genere. Ah, quindi al posto di una caramella, perché qualche giorno poi ricorre alle caramelle. Di limone, gradevolissima. Gradevolissima. E sono prodotti che sono veramente anche... sono i carbomeri, hanno queste xanthan gum, danno prodotti veramente di qualità. Ripristinano in sostanza l'equilibrio. Sì, ripristinano l'equilibrio, danno un'alta viscosità, danno il tempo alla gola di rigenerarsi, perché il problema è che non c'è mai tempo di far nulla. La rigenerazione. Dare il tempo alla rigenerazione. Perfetto. Senta, togliere tempo ai nostri telespettatori, vediamo se riusciamo a fare un altro contatto, a rispondere, quindi essere utili per il problema del telespettatore e magari dare qualche indicazione per tutti gli altri. C'è qualche altro consiglio che ci vuole dare? Stasera è stato un pochino morbido sul tema anche delle allergie, quindi anche del fatto che bisogna essere severi anche a tavola, ricordarsi che se si associa un'allergia alle graminacee, ad esempio in certi mesi, dovete stare attenti. Giusta considerazione che siamo nell'ondata, con questo tempo un po' incerto, con l'ondata del caldo e della polinosi, adesso arriva proprio, noi lo chiamiamo lo tsunami allergologico. Ah, ci siamo allora. Perché ci siamo, che le graminacee siamo già in stagione, le parietarie sono già cominciate, le muffe sono già cominciate, gli alberi stanno finendo, cioè siamo in quella fase proprio acuta che comincia verso fine aprile, dura maggio, giugno. Luglio comincia un po' a calare verso fine luglio, però rimangono ancora le parietarie, il picco autunnale del parietario di settembre e anche le muffe che fino a settembre-ottobre non mollano la presa, queste forme qua. Mamma da muffe. Sì, quindi magari consultandolo, cercandolo anche online, il calendario stagionale. Cercando online c'è il calendario, a seconda della Nord Italia, Centro Italia, che non è mai unico per tutti. Quello che c'è qui non c'è in altre regioni. Quindi associato alla stagione, Nord Italia, Centro Italia, controllate quali sono gli alimenti, i prodotti che possono essere vegetali. Dopo c'è tutto il discorso degli alimenti che non abbiamo affrontato, della famosa allergia crociate. Sì, no, io bene a quello mi riferivo. È ben ovvio che bisogna conoscere bene anche cosa. Ma anche su online c'è già lo schema. Perché anche solo evitare le esposizioni, ad esempio, in quei luoghi dove c'è... Esatto, ritorniamo, A parte che ormai è un campo minato per tutti. Mi fate sapere se c'è la telefonata in onda? Vedo, mi pare di sì, dalla regia, dei segnali che abbiamo convenzionali. Pronto?
Pronto? Buonasera, Sì, signora. buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo fare delle domande al professore. Io chiamo da Ferno, in provincia di Varese, vicino Gallarate. Bene. Volevo chiedere, io sono la mamma di una ragazza di 17 anni che ha avuto un trauma durante un'attività sportiva e ha avuto la frattura delle ossa nasali. È stata operata, solo che, questo è successo qualche anno fa. E ultimamente fa fatica a respirare, io l'ho portata dall'otorino, ha fatto la fibroscopia ed è risultata che ha una marcata ipertrofia pallida, c'è scritto dei turbinati inferiori. Adesso in questo periodo rigocciola questo naso e poi ha degli epistassi frequenti. Volevo chiedere al professore Sì. se serviva un esame citologico, se devo Certo. fargli dei test allergici, come posso Bene. curarla. Sì. La ringrazio signora della domanda che anche questa impone una risposta un po' complessa e non Grazie. univoca, non univoca. La ragazza, partiamo dal discorso dell'età. 17 anni, frattura di qualche anno prima. La frattura in età preadolescenziale, io dico 12-13 anni, impone una chirurgia di ricostruzione della frattura che va rivista in età dopo i 17-18, perché lo sviluppo nasale si completa intorno a quell'età, 18-20 anni. Quindi dare per scontato che quello che è stato fatto a 12 anni sia definitivo non è vero, bisogna rivedere, il naso si sviluppa, quello è stato messo a posto in un certo periodo, va rivisto a fine sviluppo. Quindi questo per dire se ci siano delle cause meccaniche, cioè non di tipo infiammatorio, legate al trauma. Dall'esame però il collega dovrebbe aver già visto se c'è una componente da deviazione del setto nasale post-traumatica che evolve nel tempo e coinvolge anche i turbinati che hanno un'anima ossea proprio che può essere coinvolta negli incidenti, nelle fratture, non è solo l'osso nasale ma anche la zona che è vicina. Ma mi Escludendo scusi. tutto questo, tutta la parte legata alla frattura, l'ipertrofia del turbinato va indagata, va capito il perché questo tessuto che è elastico, che è morbido, è così gonfio. Quindi, indubbiamente, dalla telefonata mi sembra di poter dire che la citologia chiarisce i dubbi, cioè chiarisce se è una forma di il fatto del gocciolamento, perché il gocciolamento nasale c'è anche nelle post-fratture per qualche anno dopo, perché viene per trauma alterata l'equilibrio di produzione di muco, è un trauma proprio ne nevritico. Però questo, se è un fatto legato al trauma, invece un discorso infiammatorio indipendente, la citologia lo mette in evidenza, quindi sicuramente quell'esame cellulare io glielo consiglio proprio assolutamente. Va Aveva bene. un dubbio però prima, signora. No, volevo interromperla un attimo per Sì. dirle che sempre dalla fibroscopia risultava una deflessione alta sinistra del setto nasale. Adesso non so Sì, se sempre. la depressione alta ci può stare con un esito a distanza del trauma. Noi vediamo dei ragazzi che hanno avuto incidenti a 10 anni, 11 anni, si sistema il naso al meglio, ma non è definitivo perché si sa che il naso si sviluppa, quindi segue una sua strada fino ai 18-20 anni. Quindi a 18-20 anni ci può essere ad esempio un naso deviato, anche se è stato fatto un buon lavoro 6-7 anni prima. Quindi tant'è vero che in alcune scuole chirurgiche si preferisce intervenire sulla frattura nell'età preadolescenziale dopo i 18 anni, cioè si fa l'intervento solo e si mette a posto il naso che è stato fratturato o incidentato qualche anno prima. Chiaramente questo a volte non si fa perché l'incidente anche in età di preadolescenziale è talmente violento che crea una difficoltà respiratoria, quindi si mette mano al naso anche in età di sviluppo per dare un respiro migliore, ma l'intervento definitivo, queste depressioni post-traumatiche, lo si mettono a posto, diciamo, dopo. Certo, le facciamo tanti auguri alla Va sua bene, ragazza e sì, anche nel suo caso grazie potrebbe avere a un lei. buon esito, un buon risultato provando la citologia. Grazie ancora. E io penso che possiamo permetterci, questo che ci propongono, ecco, è il Sì. famoso calendario, questo Ecco, è vedete che è sempre specificato esatto. nord, centro, sud, perché Ah, ecco, quello che c'è molto utile e in anche un di facile ambito. consultazione, Fate infatti. un'osservazione, sì, ci Così sono. vi Sì. sapete regolare.
Esatto, sì, qual è il vostro nemico in quel momento? Adesso insomma, noi vediamo che il nostro mese è maggio, ma è maggio, vediamo che nel nord il elevato è quel colore rosa, dove c'è rosa vuol dire che nel nord sono le graminacee, effettivamente le graminacee, il nord è rosa, mentre nel sud è ancora medio-bassa la presenza di graminacee. Quindi adesso noi abbiamo a che fare con le graminacee e con in parte un po' l'ulivo, ma sta passando, e sta arrivando la parietaria nel nord, che esplode a giugno qui in nord Italia. Quindi abbiamo lo parietaria. Tsunami qui non ci sono, però non ci sono le muffe, perché le muffe è una specie di allergia che dura tanto tempo, inizia verso aprile e finisce a ottobre, quindi coinvolge un po' tutte le regioni. Infatti non è menzionata, però ci sono le parietarie e le graminacee. Le muffe dov'è che si... Le muffe sono nelle ambienti un po' umidi, nei tappeti, nelle sono le famose, diciamo, alternarie. Le alternarie sono presenti anche nei nostri... Cioè anche nelle case umide, quelle vecchie? Nelle case umide, sì, ci sono frequenti. E possono dare tutti questi disturbi? Danno un sacco di problemi. Le alternarie, cioè le muffe, danno delle riniti pesanti proprio, pesanti. Sì. E l'handicap delle muffe è che durano tanto, quindi la cura non va fatta per un mese, va fatta per 6 mesi. Quindi anche il paziente... diciamo è un po'... ha messo a dura prova. Fatemi sapere se c'è un'altra telefonata dalla regia. Sì? C'è di contrastanti. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, mi chiamo Paolo e chiamo da Como. Paolo da Como, scusi se l'ho lasciata un po' in attesa. Dica Paolo. Volevo chiedere una cosa al professore. Sì. Prego. Io 5 anni fa avevo problemi di respirazione dal lato sinistro. Infatti mi hanno individuato una deviazione del setto e la presenza di alcuni polipi. Ho avuto un intervento, tutto risolto, ma a distanza di 5 anni praticamente io sul lato sinistro ancora non respiro. Ho fatto l'endoscopia, ho fatto l'attacca e c'è una nuova formazione di polipi per la quale mi dicono che dovrei essere nuovamente operato. La recidiva del polipo nasale è una cosa a cui bisogna rassegnarsi, per cui dopo un tot di anni si ricade nel problema dell'intervento? C'è un modo per evitare che si riformino dopo l'intervento? Certo. Una seconda domanda, così per curiosità in questi giorni, perché il fatto è recente, ho visto la possibilità, oltre al tradizionale intervento chirurgico, del laser, per il quale però non c'è il supporto mutualistico, ma è solo a pagamento. Volevo una conferma anche di questo più che altro se questo problema della riformazione è un problema che dura per tutta la vita. Io la ringrazio della telefonata perché è molto interessante e è ampia come problematica, e allora le dico subito 2 cose proprio a raffica. Nell'ambito nostro, cioè non voglio fare polemiche, ma la chirurgia laser, la mutua, diciamo l'ASL, è tutto a carico del sistema sanitario, quindi non c'è nulla di privato. Proprio stamattina abbiamo operato 4 persone con il laser, con polipi e senza spesa, diciamo. Quindi noi siamo disponibili per qualunque cosa, siamo disponibili. Il discorso invece grosso, enorme, della recidiva dei polipi è quello che ossessiona tutti i chirurghi mondiali. Tutti i chirurghi mondiali che trattano il discorso della chirurgia dei polipi e dell'allergia hanno proprio questa palla al piede del polipo che tende a riformarsi in tutto il mondo. L'Italia, diciamo, è stata la nazione guida in tutto il mondo. Gli americani stessi hanno dato questo diciamo, valore all'Italia e tutta l'Europa, perché essendo nata in Italia la citologia, non c'è in America, non c'è in nessun stato italiano, se non adesso in Svezia e un pochino in Francia, dove siamo andati a insegnarla praticamente, è nata in Italia, è un merito italiano. Praticamente l'unica arma che c'è adesso disponibile al mondo per poter capire che tipo di polipo è, quali sono le cellule che alimentano il polipo, non tutti i polipi hanno la stessa benzina che li alimenta, cambia un po' la miscela da polipo a polipo, a seconda della, e quindi cambia la capacità del polipo di riformarsi, non tutti i polipi tendono a riformarsi come nel suo caso o in altri.
persone che hanno una poliposi che recidiva 3 volte nella vita. Io l'altro giorno ho visto un signore correttissimo che è stato operato già 24 volte di polipo, quindi è in buona compagnia. Il discorso del polipo, perché non tutti i polipi hanno la stessa tipo di allergia, spesso sono allergici, ma l'allergia cambia da caso a caso. Tant'è vero che noi l'anno 21 metteremo in... distribuiremo agli ospedali quello che abbiamo già fatto vedere qui a Telecolor, cioè la pagella dei polipi. Cosa vuol dire? Lei opera 2 persone di polipi nello stesso giorno e dopo 6 mesi fa il controllo. Una persona è entusiasta e dice: perbacco, dottore, dopo 6 mesi sono libero, lei è un bravissimo chirurgo. L'altro c'ha ancora i polipi dopo 6 mesi. Dice: quel giorno lì lei era distratto, pensava alla partita della Juventus e non ha tolto i polipi come il mio vicino di letto. Non è vero. Il polipo è stato tolto con la stessa correttezza, ma l'origine del polipo è diversa. In un caso c'erano, ad esempio, i mastociti, adesso usiamo parole difficili, le cellule degranulate che creano polipi a tutto spiano. Se lei non fa una cura per bloccarle, dopo 6 mesi ce le ha ancora. L'altro invece magari aveva un polipo infiammatorio con pochi eosinofili che danno polipi molto più lentamente, più distanziati negli anni. Dando una pagella prima, facendo un punteggio, quello che ha il polipo che recidiva molto lentamente avrà un punteggio di 3, ad esempio. Se l'altro ha 7, sa già che va incontro a una maggiore possibilità di recidiva. La cura cambia nei 2 casi, cambia perché il tentativo molto concentrato è di evitare che si riformino troppo spesso, quindi capire la natura del polipo e impostare la cura ad personam. La persona che ha un certo polipo fa una certa cura. E questo, diciamo, ha ridotto negli anni molto la frequenza dei polipi. Gli stessi chirurghi, diciamo, che si dedicano più alla chirurgia che oltre alla citologia, sono ancora tante volte disperati perché operano le persone come una catena di montaggio. Con questa prerogativa qua, invece, senza promettere la luna, però si è avuta una riduzione spiccata della recidiva, però questo impegna molto l'assistito che deve fare la citologia una volta all'anno, non una volta sola, nel tempo, modulando la terapia. E abbiamo visto che riusciamo abbastanza a contenere gli episodi. Quindi Paolo, per concludere, sì, affronti se proprio deve farlo questo intervento, ma nell'ottica di prevenirne un terzo, ecco, certo, che non avvenga mai più. E io posso... ritrovare in questa situazione veramente pesante. No, è dura, da fastidio, però posso dire che per un caso familiare possiamo dire con successo che stiamo evitando la recidiva. Sì, diciamo. Però ci vuole costanza nelle cure, Certo. Bisogna stare attenti, magari guardare anche le allergie, quelle crociate con gli alimenti, insomma, certo, un po' di attenzione, un po' tanta, e non si va perché dopo il primo intervento non mi è stato detto di seguire una cura particolare, per cui sto solo riscoprendo di essere ricaduto. Certo, sì, ma il follow up, cioè la parola elegante per dire il controllo nel tempo dopo l'intervento, bisogna avere in mano proprio l'esame citologico. Solo guardare cosa succede nel naso o provare dei farmaci così può andare bene, può essere valido, ma è un po' casuale. Meglio sapere nome e cognome. Sapere nome e cognome. Del polipo. Facciamo tanti auguri anche bene, a lei. Da oggi grazie a voi ne so di più. La ringrazio. Grazie, ma questo è, infatti, grazie Paolo, davvero, questo è un po' il nostro intento, cioè noi ci dedichiamo 2 ore con passione, con attenzione agli approfondimenti, quello che gli altri fanno in 5-10 minuti, certo, nelle interviste, nei salotti, quelli buoni, diciamo, certo, della televisione, noi invece ci prendiamo il tempo necessario, così cerchiamo di capire noi stessi, che facciamo questo lavoro certo, come giornalisti, i medici hanno la pazienza di usare anche termini accessibili a tutti e i nostri telespettatori si sapranno destreggiare meglio per qualunque certo, patologia. Ecco. Certo. Va bene, noi siamo al termine di questo incontro e spero anche che proprio il pubblico cosiddetto del venerdì dei box abbia potuto apprezzare, ma penso proprio di sì. E auguro a tutti di stare bene, perché respirare bene dal naso è una cosa fondamentale, certo, è la bellezza certo, proprio delle giornate e delle nottate. Quindi
Io vi ringrazio per l'opportunità. Le auguro buon lavoro e sicuramente sì, di riscuotere tutto il successo, ma non ha nemmeno grazie. Bisogno di questo augurio, perché è così palese che abbiamo bisogno di approfondire questa materia. Certo. E la citologia nasale, imparate a dirlo, citologia nasale o rinocitologia, può essere un'arma in più, certo. Veramente, una grande arma a disposizione per risolvere proprio i casi più ostici. Non stiamo parlando del banale raffreddore certo. che va e viene. Certo, sì. Bene. Grazie. Vi ringrazio davvero, tutti. Può andare grazie. La sigla. Arrivederci a presto.